Dopo 111 anni di storia, il Santos retrocede per la prima volta nella Serie B brasiliana. Fatale per la squadra la sconfitta in casa per 2-1 col Fortaleza, all'ultima giornata di campionato. Tutto questo è avvenuto proprio nel primo anno senza l'eterno idolo Pelé, deceduto il 29 dicembre 2022, a 82 anni. Quasi un anno dopo, il Santos, la seconda squadra del paese per titoli nazionali, 8, alle spalle del Palmeiras con 12. Tocca il punto più basso della sua storia ed esce dal ristretto gruppo di squadre che non sono mai retrocesse dalla Serie A brasiliana, ovvero Flamengo, San Paolo e Cuiabá, che però ha debuttato nel 2021. La retrocessione della squadra, adesso sembra una conseguenza dell'onda lunga cominciata da quel lutto, preceduto dall'altro affronto insopportabile, la vittoria dell'Argentina ai mondiali. Nella storia del calcio brasiliano il Santos di Pelé può essere considerato una rivoluzione del 68 anticipata. Ha demolito l'idea stessa del calcio dall'interno, semplicemente giocando. Il discorso del Santos e del Brasile di fine anni 50, inizio 60, non si può scindere. Perché le due squadre sono così legate da camminare di pari passo nel tunnel della storia che si sono costruiti. Non è un caso perciò che il Santos degli Invincibili sia combaciato con 3 vittorie dei mondiali di calcio della nazionale brasiliana, 1958 in Svezia, 1962 in Cile e 1970 in Messico. Tutte e 3 le volte Pelé è stato protagonista assoluto. Il primo l'ha vinto a 17 anni, segnando un gol dei suoi gol più belli proprio nella finale. L'ultimo l'ha vinto alla sua ultima partecipazione a un campionato mondiale di calcio, e tutta Italia si ricorda bene la sua prestazione in finale contro gli azzurri. Una squadra di fenomeni, senza mezzi termini, perché quel Santos non ne conosceva di mezzo e nonostante le difficoltà, supererà le sfide e vincerà ancora. Saremo santisti per sempre, è il messaggio di una pagina che resta attiva, e probabilmente eterna.